l'inglese che è dominante, nell'Ottocento l'inglese non voleva dire nulla di quello che gli attribuiamo noi oggi. Non si usava mai come miglioramento economico di popolazioni svantaggiate attraverso un aiuto tecnico con trasferimento, no. Development delle piante, development il ciclo di sviluppo vitale, dalla nascita alla morte, dal bozzolo alla farfalla, eccetera. Questo si usava. Il termine development non si usa mai. Tant'è vero che in età coloniale la parola development è tardissima. I francesi, nell'Africa occidentale francese, usavano il termine mise en valeur. Questo era il termine che rivela, vuol dire valorizzazione di ciò che qualcuno non sa valorizzare. Quindi l'elemento verticistico, paternale, diciamo di presunzione dell'occidentale è evidente. Mise en valeur del territorio coloniale. Questo. Gli inglesi non usavano mai il verbo del futuro dell'Africa, per loro stava nella education, formazione ed educazione dei leaders africani. Solo nel 1940, è sorprendente, cioè a 15-16 anni dell'inizio del processo gigantesco che portò all'indipendenza di tutti i paesi, la maggior parte dei paesi del sistema coloniale britannico, e gli inglesi pubblicano una legge che si chiama Development and Welfare Act del 1940. Un atto, una legge che stabilisce per la prima volta 300.000 sterline, e poi diventano 1 milione di sterline, destinate al miglioramento delle condizioni di vita delle popolazioni africane. Il che vuol dire che fino al 1939 gli inglesi non avevano speso una lira, non ci pensavano nemmeno a investire per gli africani, investivano per i settlers, cioè i coloni inglesi che stavano in Kenya, in Sudafrica, in Rhodesia, cioè nelle zone dove c'era la colonizzazione, e altri non interessavano. Quindi l'inizio della spesa per il miglioramento delle condizioni di vita delle popolazioni è recente. E la parola sviluppo diventa una parola chiave e si dice un focus culturale dell'Occidente. Molti su questo hanno scritto tanti libri interessanti dove sostengono che l'Occidente o si sviluppa o è finito. È un problema dell'Occidente svilupparsi. Cioè l'idea di una concezione che è una mescolanza tra il capitalismo industriale tradotto in un registro internazionale, lo storicismo cattolico cristiano, che pretende un'ascesa verso un miglioramento inarrestabile, il regno dell'abbondanza dove uno incontra Dio, eccetera, e che sia possibile, attraverso la tecnica, migliorare fino all'infinito. Naturalmente i risultati sono stati negativi, perché voi sapete che si accresce la tecnica, il benessere di alcune popolazioni e si produce povertà. Cioè la povertà, come ormai tutti gli economisti sanno, non è originaria, ma è derivativa, cioè si diventa poveri, perché il meccanismo demografico primordiale della società umana faceva sì che se si impoverivano le risorse o se diminuivano le capacità di aggressione della natura, il gruppo diminuiva di numero, fino a che raggiungeva quella che tecnicamente si chiama la capacità di carico. Cioè che quell'ambiente, quell'ecosistema in cui vivevano riusciva ad alimentare un numero ridotto, dimezzato di persone. Quindi le società umane sono sottoposte a questa oscillazione. Quando dei tre elementi, struttura demografica, tecnologia posseduta e risorse naturali, se ne modifica qualcuno, cresce la società, cresce di numero, si espande, domina altre società, e si ristruttura politicamente e socialmente. Questo lo hanno detto i nostri grandi maestri della scuola di ecologia culturale degli Stati Uniti, e hanno scoperto in alcune aree che funziona esattamente così, perché non si spiegherebbe perché le società crescono di complessità, perché si combinano questi tre indicatori che sono quantità demografica, tecnologia posseduta e risorse naturali.
Si possono trovare altre risorse attraverso l'invenzione, o si possono conquistare terreni nuovi, eccetera, eccetera. Bene, quindi la cooperazione internazionale allo sviluppo all'inizio nasce dalla famosa dichiarazione di Truman, tutti la conoscono, questa opposizione che si sostiene abbia avuto un carattere costitutivo. La opposizione fra developed e underdeveloped. Non a caso usa questo termine, sottosviluppati. Non ho tempo per raccontarvi le mie conversazioni con alcuni indigeni della Sierra Nevada e Santa Marta in Colombia, i quali su questa faccenda del sotto si interrogavano. Cioè, ma perché dicono sotto? Cioè, noi abitiamo nella grande montagna, stiamo in alto a 2-3 mila metri, perché noi siamo sopra, non sotto. Cioè, no, loro dicono che siamo sotto. Ma c'è questa idea parola di convenire soltanto ai bianchi, non siamo sotto per niente. Questa dichiarazione di Truman fu costitutiva perché riclassificò il mondo in quelli che erano sviluppati e chi erano quelli sviluppati? Quelli che erano a livello di chi parlava. Quindi era una proiezione concentrata di tipo classico, anche molto banale. Quello che sorprende è che Truman non immaginò, e i suoi seguaci non ci pensarono mai, che c'era un terzo elemento che si poteva inventare, trovare, studiare per avere una visione equilibrata. Developed. Allora, facciamo. Underdeveloped. Developed. E il terzo elemento era overdeveloped. Cioè bisognava, logicamente, pensare che ci fosse una posizione possibile, cioè di gente sovrasviluppata, cioè troppo sviluppata, che accelerava questi processi che avevano caratterizzato l'accumulazione di tecniche, la moltiplicazione del consumismo e dei beni, e quindi l'obbligo di vendere prodotti all'esterno, perché è chiaro che quando i nostri politici parlano di crescita, secondo voi cosa dicono? Dico, è la via più semplice, più banale del mondo, è quello di aumentare la produzione nell'ipotesi che riesco a venderla. Dopo sì, io risolvo il problema. Non ci pensano nemmeno un momento alla strategia che ha adottato il presidente Lula in Brasile. Non so se ve la conoscete, geniale, eccezionale. Arricchire i poveri. Lui di poveri ce ne aveva 90 milioni. Ha investito miliardi di dollari, ha distribuito soldi ai poveri, i quali secondo voi cosa hanno fatto i poveri con questi soldi? Hanno comprato bene. E quindi il mercato interno, che è il modo più semplice per risolvere i problemi economici, perché il mercato internazionale significa pubblicità, competizione con i thailandesi, con i coreani che non hanno una cosa da nulla, eccetera, eccetera. Quindi l'idea del overdevelopment nessuno l'ha pensata. Cosa abbiamo dovuto aspettare? Noi, laici, assolutamente indifferenti alle prediche dei nostri pontefici, eccetera. Giovanni Paolo II, nel 1982, mi sembra che sia appunto mio, per la prima volta ha usato la parola sovrasviluppo. Cioè le società in cui viviamo corrono il rischio di sovrasvilupparsi. Sono troppo attenti al rapporto fra sottosviluppo e sviluppo, ma non riflettono sul fatto del sottosviluppo, eccetera. Da lì nascono tutte le tradizioni critiche, che sono in parte ambientaliste. Mi ricordo del 90 a Verona c'era un grande congresso di tutti gli antisviluppisti e c'era dietro la lavagna, dietro la presidenza, c'era scritto sviluppo, no, basta. Ed era tutta la tradizione degli anni sviluppisti, eccetera. Allora, è successo questo, che l'entusiasmo per lo sviluppo, per la trasmissione delle tecniche, delle conoscenze, la presunzione dell'Occidente è durata fino al 1969. Come molti di voi sanno, nel 69 c'è il rapporto Pearson della Banca Mondiale, per la prima volta si ammettono insufficienze, errori, corruzioni, disfunzioni, lo sviluppo non funziona, spende soldi che non ritornano, non genera accumulazione, non aumenta la produzione nei paesi terzi, ci deve essere qualcosa che non funziona. Nel 73 il rapporto Brandt, che usa per la prima volta un titolo stupendo, Interdependent Development,
cioè lo sviluppo degli altri produce effetti sul nostro sviluppo e il nostro sviluppo assicura la decadenza e l'arretramento di altre società. Cioè siamo legati, c'è la stata tesi petrolifera, quindi diciamo l'Europa è l'America, diciamo, a riflettere su questo. Quindi dal 1973 poi ci sono i rapporti del Club di Roma, eccetera, e comincia a cambiare la Somalia. Nel 73 a Nairobi, McNamara, presidente della Banca Mondiale, per la prima volta, vi sorprenderete, ma è così, dice: development is a question of poverty. La povertà, parola che prima non esisteva, entra nel linguaggio dello sviluppo. E lui distingue la famosa distinzione tra absolute poverty e relative poverty. Cioè dice che la povertà assoluta significa al di sotto di certi standard alimentari, eccetera. La povertà relativa è quella di uno che vive in un quartiere dove tutti hanno una Porsche, lui ha la Panda e si sente un disperato, un poveraccio. Pure c'ha la Panda, c'ha quattro ruote, si muove, però di fronte a tutti, relativamente sente di essere un sotto qualche cosa. Dal 1900, da questi anni, l'80, c'è un continuo aggiornamento, lo sviluppo si adatta, comincia ad apparire sempre con aggettivi. Non so se avete fatto caso, oggi non si trova più la parola sviluppo da sola. Lo sviluppo da solo è disperato, ha bisogno di un aggettivo. Sostainable development. Dal 1987, il famoso rapporto Brundtland, non so cosa tutti conoscono, sviluppo sostenibile, cioè sviluppo sì, ma sostenibile. La pubblicità dell'Eneri diceva anni fa, sviluppo sì, ma sostenibile. E la parola era autosignificante. Si chiedeva, abbiamo fatto un'inchiesta nella mia università, alla gente, che vuol dire sostenibile? E vuol dire uno sviluppo buono, ma che vuol dire? Non lo sa la gente. Allora, sostenibile voleva dire uno sviluppo che non intaccasse le risorse ambientali, ma soprattutto un'idea geniale della Bo Brundtland, cioè lo sviluppo che si liberava dalla logica dell'economia capitalistica dell'impresa che ha tempi cortissimi: investo, compro macchine, produco, compro cuoio, produco scarpe, vendo scarpe, chiudo la fabbrica e me ne vado in Malesia. Questa è la logica del capitalismo, tempi corti. Invece lo sviluppo, siccome corrode l'ambiente in modi che non sono percepibili nei tempi corti, ce ne accorgiamo nei tempi medio lunghi, rovina la vita delle prossime generazioni. Quindi questo è il primo significato, pensare allo sviluppo nei tempi lunghi. La Bo Brundtland, che era un ministro norvegese, si presentò, quando si fece la presentazione di questo famoso rapporto, con suo figlio di 32 anni, e con il figlio di questo che aveva 3 anni. E la gente dice, ma che fa questa figlia? C'era un summit internazionale, eccetera, e lei disse con semplicità, e da questo momento in poi, suggerisco di pensare allo sviluppo non come una cosa che riguarda me, lei aveva 50 anni, 60 anni, ma che riguarda mio figlio e suo figlio. Tutto ciò che noi decideremo, ed è un'efficacia, come voi potete immaginare, straordinaria, tutto ciò che noi decideremo, che dobbiamo decidere, dobbiamo pensarlo secondo gli interessi di questo bambino di 2 anni, non semplicemente i nostri di adesso. Dobbiamo pensare al futuro, eccetera. Sostenendo due, ma non finì. Subito dopo venne fuori lo sviluppo sociale, nel 1992, Copenaghen, summit delle Nazioni Unite, dove si inventò un concetto formidabile, social exclusion, cioè lo sviluppo produceva esclusione sociale perché privilegiava alcune minoranze e generava povertà, perché marginava, come la scuola. La scuola è stata inventata per questo, 100 studenti, si sa già che 70 non passano, però i 30 diventano classe dirigente, per questo è stata inventata. La scuola questa funzione aveva nel Medioevo, selezionare nella classe dirigente quelli bravi e scartare quegli altri. Tant'è vero che quando qualcuno disse che i contadini o le donne dovevano andare a scuola, che c'era? Un contadino a scuola, una donna a scuola, e perché dovrebbe? Mica funziona, solo volete fare la dirigente, perché la scuola serviva